Sono 16 anni che ci incontriamo a Villa Pamphili per questa splendida iniziativa che vede riuniti tutti i sostenitori di Peter Pan, grandi e piccini, in una grande giornata di sport e di solidarietà. E voglio dire una cosa, in 16 anni la manifestazione, pur avvenendo all'inizio dell'autunno, non è mai stata annullata, è sempre stata allietata da un tempo splendido come oggi. Significa che lassù qualcuno ci ama e ci sostiene, e sostiene soprattutto i nostri bambini. Oggi abbiamo la gioia di avere con noi di nuovo un bambino iracheno che è tornato per i controlli ma che è guarito. E questo è lo scopo di Peter Pan, quello di rivedere i suoi bambini cresciuti e guariti. Gli iscritti sono parecchi, parecchie centinaia, sono già partiti, il clima è festoso, allegro, bellissimo, bellissima manifestazione. Questo è solo l'inizio, come sapete. L'evento durerà tutta la giornata, si snoderà su altre cose altrettanto interessanti. Dopo la maratona cosiddetta degli adulti, che poi maratona è un po' un uso improprio, insomma sono 5 km circa, dopo ci sarà la corsa dei bimbi, che a seconda delle fasce d'età si strutturerà su tre fasce, i piccoli, i più grandi e oltre i 10 anni eccetera. Dopodiché alle mie spalle c'è la cosiddetta isola, che c'è, è una serie di attrazioni dai più piccoli ai più grandi, che vede trucchi, vede la bocca della verità, vede l'ospedale dei pupazzi, che è una grossa attrazione in cui dei medici curano i peluche, i pupazzi che i bimbi portano e troveranno qui. Più altri giochi dimenticati, Gigi e le strutture sonore, che inventa strumenti musicali con materiale riciclato e quindi i bambini percuotano pentole, coperchi e altre cose, insomma ci si divertirà fino al tramonto. Oltre poi a tutte le attrazioni, diciamo, per i piccoli vicino all'isola che c'è, ci sono anche altre cose. Una è sicuramente la pesca di beneficenza e l'altro è il mercatino di Mani Felici. Mani Felici sono un gruppo di volontari di Peter Pan che fanno dei manufatti graziosi e ovviamente quindi il nostro obiettivo è quello stasera di reperire fondi per la nostra casa. Polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots so tight. Questa in particolare perché fu una mia creatura da giovane consigliere di questo municipio, quando con Trilli di Peter Pan decidemmo appunto di dare avvio a questa iniziativa, che con molto piacere vedo che va avanti da più di 10 anni e pertanto è più un legame affettivo, visto che le mie deleghe mi portano anche altrove, ma è un legame affettivo perché è un seme ben piantato che sta portando ottimi frutti. Con Peter Pan il rapporto è ottimo e costante, abbiamo fatto un grande lavoro insieme alla regione per mantenere i luoghi a San Francesco di Sales e ci siamo riusciti, credo che in questa linea deve continuare questo rapporto forte e intenso. Io lo vedo sempre come un grande evento di comunicazione della nostra mission. Più gente ci conosce, più la mission ha possibilità di andare avanti. Quest'anno festeggeremo 20 anni dell'associazione il 16 novembre e in 20 anni di strada è stata fatta. 20 anni fa 4-5 genitori
si unirono, misero 50.000 euro nel piatto e da lì è cominciato tutto. Io sono oggi con Peter Pan e quindi è a Peter Pan che mi dedico. Il mio gesto atletico oggi è stato un mezzo per dimostrare che con tanto spirito di sacrificio, con tanta volontà ed impegno, puoi cambiare in qualche modo il risultato. Vivere le cose con grande cuore, con grande passione, sapendo di fare la differenza solo ed esclusivamente con l'amore. La mission di Peter Pan è di accogliere a Roma tutti i bambini che sono costretti a trasferirsi nella capitale per le cure, i bambini e le loro famiglie. Intendo non soltanto la mamma e il papà, tante volte accogliamo anche fratellini e nonni, perché riteniamo che sia molto importante che la famiglia in questa triste circostanza possa affrontare unita il periodo delle cure. Questo aiuta a guarire e aiuta a guarire anche tutto l'amore che i volontari di Peter Pan mettono nella loro mission, perché in fondo quello che conta da noi è quello, non è tanto essere ospitati gratuitamente, perché è possibile averlo anche in altre strutture. Quello che conta è essere circondati dall'affetto di persone per le quali tu sei una persona da sostenere, da amare e da facilitare in ogni modo. Non è soltanto Peter Pan, ma ci sono anche tante altre associazioni di volontariato che vanno molto a sopperire a quelle che sono purtroppo le mancanze da parte delle istituzioni. Credo che dobbiamo dare anche una svolta o comunque un segnale da questo punto di vista, e dobbiamo essere presenti, come ho detto anche prima nel mio breve saluto, non soltanto nel momento in cui ci sono premiazioni, ma nella vita di tutti i giorni di queste associazioni, perché veramente fanno qualcosa di encomiabile e Peter Pan ne è veramente, penso, una delle dimostrazioni più importanti. Credo che possiamo fare molto. È vero che stiamo attraversando, guardate, un periodo molto difficile a livello amministrativo e stiamo cercando un po' di fare la differenza. E naturalmente io prenderò l'impegno in prima persona di, insieme anche all'associazione, già mi sono messa d'accordo anche con la Presidente, di fare magari un progetto insieme e di essere quindi molto più vicini all'associazione. Sicuramente anche il nostro sindaco, che è molto sensibile, sarà d'accordo sull'essere molto più presenti e partecipi e vicini a questa associazione.